Un saluto a tutte le amiche delle pigottine di Wanda, video numero 9, quindi un tutorial semplice e carino che può essere un'idea regalo per contenere un regalo. Quindi si tratta di un barattolo dove io ho applicato un mezzo busto di bambola, anche qui praticamente pochissime cuciture e tutte a mano volendo. Quindi non avete delle grosse difficoltà, potete regalarne tranquillamente, farne tanti perché vedrete che è di facile esecuzione. Poi lo potete usare anche come contenitore per dei marshmallow, dei cioccolatini, specialmente ai bimbi che non si sa mai cosa regalare perché hanno 2000 giochi. È una piccola idea che può rimanere anche in casa come oggetto decorativo, ma all'interno può contenere dei dolci. Allora, partiamo. Ovviamente partiamo sempre dalla nostra bellissima testolina. In questo caso utilizziamo una pallina da 40 mm. Ricordo magari alle amiche che ogni tanto mi chiedono come faccio a capire le dimensioni delle palline quando ne ho in casa, da tanto che le ho prese e non so cosa ho preso. Voi fate altro che prendere il righello, le appoggiate sopra, dovete leggere la misura che c'è da qua a qua. Quindi la proiezione, se ve le mettete così dall'alto, vedete? Questa è una 40 mm, perciò avete il modo di capire anche se quando ne andate a acquistare vi stanno dando la misura che cercate. Pallina, come sempre, utilizziamo il nostro spillino bianco per il nasino, ovviamente non dalla parte della saldatura, mi raccomando, perché sennò si vedrebbe. Prendiamo il nostro cerchiolino di toile, facciamo la filza a 2 mm dal bordo, tiro. Punto il nasino, lo catturo dentro alla pallina, tiro la filza e lo vado a cucire stretto. Ve ne faccio vedere una già cucita, così facciamo prima la cucitura opposta al nasino, in questo modo. Pennello, terra e andiamo a colorarlo. Tengo sempre il dito vicino al nostro spillo bianco e andiamo a fare il fondo su tutta la faccina in questo modo, tutto il giro. Avvicinatevi anche un po' al naso senza andarci sopra, perché molti dalla paura fanno scuro sotto e lasciano molto bianco qua. Dopo si vede troppo la differenza, perché quando ci andremo a mettere i capelli si vedrà solo il bianco. Quindi abbiate coraggio di arrivare vicino al naso, ma non sopra il naso. Fatto questo, spugnetta, fard, dritto filo perpendicolare di fronte a voi, poi gli diamo una prima passata così, giriamo la spugnetta e sfreghiamo. In questo modo, giro, sfrego, lascio il segno e sfumo. Vi ricordo che tutti i materiali che vi faccio vedere potete trovare sul nostro sito www.lepigottinedivanda.it. Dalla toile, che è un nostro materiale esclusivo, gli spilli bianchi, gli spilli neri, che non è così semplice trovarli quando noi li cerchiamo, perché ce li hanno tutti colorati, quindi ne hanno una piccola quantità di bianchi e una piccola quantità di neri. Noi abbiamo proprio le scatoline con 100 spillini bianchi, 100 spillini neri. Sono scatoline che sembrano tanti, ma alla fine, quando vi mettete a fare le testate, le faccine, così non vi dureranno poi molto. Quindi fate una visitina sul sito e troverete davvero tutti i materiali. Quando avete bisogno di qualche consiglio, ci potete scrivere una mail e noi vi risponderemo a seconda delle domande che ci fate, molto volentieri, abbiamo sempre risposto tutti. Quindi, fatto questo, andiamo a mettere gli occhietti. In questo caso li facciamo sempre aperti, la facciamo un po' più sbarazzina e vispa. Quindi, sempre a 45 gradi, puntiamo il primo spillino in questo modo, poi puntiamo il secondo, cercando di ricreare come sempre un triangolo equilatero. La distanza è di un mignolino, questa è l'unità di misura. Mi appoggio al tavolo, spingo, spingo e spingo forte, lasciando le impronte delle dita. Poi prendiamo la penna gel, mi metto sempre in questo verso e 1, 2, 3 virgolette, parentesi, 1, 2,
2, 3 virgolette, parentesi. Non vi preoccupate se non vengono mai uguali una parte dall'altra, perché quando ci sarà l'acconciatura non si vedrà questa differenza, perché spesso ai corsi sento lo stress, oddio non sono venute uguali, oddio sono venute corte. Alla fine sarà la cosa che si vedrà di meno e comunque non sarà così importante nell'insieme dell'oggetto. Poi facciamo i punti luce con l'acrilico bianco. Anche l'acrilico bianco l'abbiamo inserito tra i nostri prodotti perché ci veniva spesso richiesto, perché è un pochino più liquido rispetto a quelli che si trovano di solito. In genere si trovano quelli un po' densi, però è più preferibile questo un po' più liquido. Goccino, facciamo un puntino qua e un puntino qua. Se vedete faccio nello stesso verso più un piccolo punto centrale. Poi la metto sempre in verticale rispetto a me, goccina e goccina, 1 2 3, 1 2 3. Adesso gli facciamo la bocca. La bocca prendiamo sempre il cerchiometro, chiudiamo l'acrilico così non si secca, prendiamo il nostro cerchiometro, lo posizioniamo tra gli occhietti, e devo farlo prima del puntiluce così non si sbavava. Mi appoggio un pochino più in qua, devo tenerlo decentrato rispetto al nasino, eh? Vado e faccio il mio segno. Col cerchiometro fate molto meglio che a mano libera, perché o avete una grande manualità, siete abituate e quindi vi viene spontaneo, se no è meglio utilizzare lo strumento, vi appoggiate, rincastrate, essendo sferica si incastra, quindi andate tranquille che vi viene. Importante tenerlo fermo, ma soprattutto fare un segno leggero e unico, perché se andate avanti e indietro ovviamente, per quanto la tua non spanda, ci viene un segno più grosso. Quindi chiudiamo la penna, lasciamo qui un attimo e prendiamo il gomitolo di lana. Anche questo fa parte della collezione delle nostre lane, questo è un bel grigio, anche questo è fiammato, sono tutte lane che trovate sul sito. Quindi fiammata significa larga stretta, larga stretta, che fa un effetto un pochino più carino sulle testoline. Perciò partiamo e su tre dita, in questo caso tre dita sono sufficienti perché la testina è da 40, quindi non è così grande. Taglio, taglio sopra, taglio sotto, mi appoggio i pezzettini e vado a inserire la colla. Un paio di millimetri, 3 sopra la testolina, sopra gli occhietti, prendo e appoggio. Non preoccupatevi se non si attaccano tutti, non schiacciate, non aggiungete colla, sennò vi ustionate, basta. Tengo stretto col dito, giro e aggiungo la colla anche dietro. Se vedete, io la tratto molto delicatamente, non schiaccio mai, perché più rimangono morbidi più è naturale l'acconciatura. Tagliamo sempre via l'eccesso in questo modo e mi appoggio la mia testina intanto. Poi prepariamo la matassina. Allora, in questo caso la facciamo un buon 60-55 centimetri, buon 60, perché voglio farvi vedere un'acconciatura un pochino più arrotolata, quindi teniamo un pochino più di lunghezza. Fatto questo, ci tagliamo il filo lungo come, mi fermo qua così non perdo il filo, come la matassina, lo lego al centro più o meno la stessa lunghezza, così, nodo, e lo vado ad applicare sotto, così, sotto alla cucitura, appena sotto, non state troppo avanti, se no sembrano tutte insaccate, deve essere qua, non qua. Poi colla, facciamo il contorno del viso dalla parte finale della frangia fino al nodo e appoggio così, anche da questa parte, dal nodo alla parte finale della frangia, così, in questo modo, e ho fatto il contorno del viso. Qui dietro ridistribuisco, mi appoggio sul tavolo, prendo un pezzettino lungo come la matassina circa, così, al centro,
mano sinistra raccolgo col pugno, dito medio prendo stretto, giro 2-3 volte e faccio il nodo. Così. Poi divido a metà la mia conciatura e poi incomincio ad arrotolare tanto, lo arrotolo tanto in modo che tanto lo fa. Ok, che faccia proprio il bisciolino così. Vedete, glielo faccio proprio andare tutto, che fa queste specie di nodini, però è solo l'arrotolamento, eh? Quindi goccio di colla, se vedete con la punta della pistola vado a siringare, adesso lo tengo un po' stretta prima che, e continuiamo a fare questi, più lo arriccio e più ci vengono questi cicciolini, così. Anche qua sto cercando di tenerlo stretto con le mani, anche se non è del tutto asciutto. Quindi colla, colla e colla, in questo modo. Adesso speriamo che si asciughi subito. Ok, dunque fatto questo, lasciamo che la testolina diventi fredda. Ok, partiamo col resto. Barattolo, ovviamente il coperchio, io ho utilizzato questi barattoli, sono tipo da miele in questo caso, è un barattolo con un cerchio, con un coperchio da 9 cm circa. Quindi cominciamo a lavorare il coperchio, prendo un cerchiolino grande praticamente come il coperchio, però ci faccio, ecco, con le forbici dentate un po' di smerlo, così. In tutto intorno alla circonferenza. Ok, poi in questo caso, siccome è di metallo, posso andare direttamente con la colla a caldo che si attacca. Ok, fatto questo, prendiamo una pallina da 50, la tagliamo in metà e il risultato è questo. Poi facciamo un altro cerchiolino, le dimensioni del cerchio ve le ritrovate sempre sul cartamodello che potete scaricare gratuitamente. Ora ci mettiamo così, diciamo che ci possiamo tenere, per tenerlo fermo, ci facciamo tutta la filza intorno, ci ho messo un goccino di colla così sta fermo e andiamo a tirare i due fili in modo che venga ricoperto in questo modo. Quindi ci facciamo un bel nodino stretto. Faccio sempre due giri al filo così sta fermo il più possibile. Ok, e quindi abbiamo fatto il bustino. Eccolo qua, che andremo ad incollare in questo punto. Quindi colla, adesso ne metto un po' anche dentro così sta più fisso. Colla così e al centro andiamo a fissare così. Ok, dunque adesso prepariamo il colletto, che noi l'abbiamo messo qui. Praticamente prendo un pezzettino di pizzo di quegli altri 6 cm circa e gli vado a fare una filza, però prima di attaccarlo gli faccio un giro di anticatore, prendiamo un foglio da metterci sotto così non si sporca il tavolo. Prendiamo il tamponcino, anche i tamponcini li trovate sul nostro sito, quindi sporcatina di anticatore. Il pizzo, quando lo sporchiamo con l'anticatore, prende un pochino più di profondità, sta meglio, lo rendete un pochino più interessante, così, sia sopra che sotto. Poi fate la filza a tipo un centimetro dal bordo. Ok, stai fermo lì, così. Quindi io l'avevo già fatta, così facciamo un pochino prima. Vado a tirare la mia filza e lo chiudo un pochino. Lascio lo spazio tipo di un dito, eh. Mi serve perché farà d'appoggio per la testa.
quindi questo più questo, due nodini, e quindi ho il mio collettino che andrò a posizionare qua sopra, così. Ok, quindi possiamo già anche metterlo tanto così, una sporcatina, in questo modo, così. Ok, adesso potevo stare anche un po' più alta con, ok, con la filza, ma va bene così, ci sta lo stesso. Braccini, partiamo a fare le braccia. Come sempre da cartamodello vi trovate il braccino, io l'ho già cucito perché era inutile che ci facessimo prima far vedere anche la cucitura. Quindi col gira e rigira lo giriamo, sempre come si fa di solito, in questo modo, girato e riempito, e dopo che l'abbiamo riempito ci infiliamo sempre il filo di ferro. Ora, per accelerare le cose, prendo un braccino già riempito, lo chiudiamo, taglio via l'eccesso del filo, prendo un po' di ago e filo e lo andiamo a chiudere tutto. La cucitura sempre in tondo, così si chiude così. Anche in questo caso ho usato il tubolare per fare la manica, perché si fa presto prima di tutto ed è carino da vedere. Quindi, come sempre, almeno nella parte finale, andiamo a mettere un po' di terra, così prende un po' il colorito della faccia e non è così chiaro. Perfetto, quindi le due braccia sono fatte. A questo punto andiamo con le maniche. Le maniche, come dicevo, sono fatte col tubolare, anche questo è un'altra tipologia, ma sempre di quelli fatti un po' canettati. Come sempre noi andremo a fare la nostra cucitura su una delle aperture e lo chiudiamo, quindi il risultato è questo. Lo facciamo per tutte e due le maniche. Poi prendiamo tubolare, il gira e rigira, giriamo uno, gira e rigira, e giriamo anche l'altro. Poi infiliamo dentro il nostro braccino tenendo una cucitura, le teniamo esattamente dietro come se fossero qua dietro. È molto abbondante perché ci devo lasciare un pochino di arricciatura, qua deve sembrare come se avesse tirato su un po' le maniche. Tiro molto la cucitura così questo va un pochino più interno e lo vado a chiudere. Adesso ci facciamo a questa altezza più o meno con ago e filo, quindi qui lo chiudo prendendo sia la manica che il braccio, così taglio e torno a fare l'altra, calcolando che deve girare da questa parte, quindi quando infilo la cucitura, se questa cucitura l'ho messa così, questa devo fare il braccino che gira in questo verso, ma con la cucitura sempre da questa parte. Anche qua tiro in modo che questa arricciatura venga dietro, lo cucciamo stretto stretto, così siamo sicuri che non perdiamo la manica, così là. Via questo, rigiro verso l'interno la parte in fondo sia di uno che dell'altro. Ok, dopo aggiungiamo poi i fiocchetti. Quindi adesso attacchiamo prima la testa, perché ci mette un po' a stare incollata, quindi lo apriamo un po' e ci mettiamo la nostra testolina, colla abbondante come sempre, e la testolina così, in questo caso è così. Vediamo se con qualche spillone sta ferma, io intanto proseguo con
Sì. Aiuta sempre molto mettere gli spilloni, eh. Ok, intanto un po' di traverso. Ok, intanto finisce di attaccarsi. Le braccine sono pronte. Vi faccio vedere i petali che ho attaccato sul bordo. Quindi io adesso ne ho preparati una serie per farli. Sul cartamodello vi trovate già lo schemino, però per farli potete anche prendere il solito quadrettino, piego, ripiego. La parte intera la tenete stretta nello spigolino. Poi, quando tagliate da metà lato, stondate, fate perno sul pollice e stondate in questo modo. Quindi vi viene il fiorellino fatto così. Se ne possono fare infiniti. Quindi, così, facendo perno sul pollice e si apre e avete il vostro fiorellino. Quindi, fatto questo, utilizziamo quelli che abbiamo. Possiamo fare il giro intorno, quindi prendo la mia colla, la metto al centro di questo, prendo le altre forbici, queste qui che sono un pochino, e le utilizzo per andare a schiacciarli dentro. Li appoggio tra la pallina tagliata e il mio punto, la punta, e giro, faccio un mezzo giro. Così devo pulire un po' la punta perché sennò fa fatica. Ormai tutte le forbici sporche, quindi fanno un pochino fatica. Ok, vediamo se fa meno fatica questo. E in pratica ci andiamo a fare tutto il giro intorno, così. Ecco, lo stacco così, in questo modo, uno vicino all'altro, quindi prende, si attacca la forbice perché è un po' incollata, però avete capito il concetto, tutto il contorno, ok? Poi, per fare diciamo, il vestitino, anche se non è proprio un vestitino, ho utilizzato due tipi di pizzo che trovate sempre sul nostro sito. Uno è fatto così e l'altro leggermente più lungo, fatto così. Li ho arricciati, in questo caso potete arricciarli o col filo di elastico, quindi a mano, oppure ci cucite sopra un elastico e passate sotto la macchina a cucire. Tenuto tirato l'elastico, alla fine viene già arricciato. Quindi ci prendete la misura, prima uno, io adesso qua ci metto uno spillino giusto per tenerlo fermo, ma voi lo cucirete. Uno così, che fa la parte più bassa del vestito, e poi l'altro, che anche questo è fatto sempre, lo mettiamo, cioè è un pochino abbondante, quindi ne taglio via un pezzetto, lo mettiamo così, sempre con uno spillino così. Voi però lo cucirete, quindi abbiamo fatto il doppio vestitino, dopo va calibrato. Le testine ovviamente hanno bisogno di tempistiche diverse. Possiamo incominciare ad attaccare le braccia. In questo caso le attacco che vanno da qua a qua. Quindi un po' di colla sotto al pizzo ci va sempre. E poi la colla qua. Ho abbondato. Quindi così. In questo modo possiamo anche aiutarci con uno spillino puntato e lasciato proprio affogato in mezzo qua. Adesso qui mi è entrato male, ma il concetto è questo, che lo tiene fermo. Poi l'altro sempre colla sotto qua e colla qua, perché io sto sopra al colletto. Poi, per farlo star fermo, mi aiuto sempre con gli spilloni che tengono strette in posizione. Ti eri staccato, eh? In posizione, così abbiamo un po' meno difficoltà, gli diamo il tempo di attaccarsi. Così. E adesso si attaccherà. Comunque l'idea è questa qui, quella di farvi vedere che partendo da qua si arriva in cima. Dunque, alla fine, anticatura della stellina, gli va incollata tra le manine la stellina. Poi qui davanti potete, adesso qui ho lasciato un po' troppo lungo il pizzettino, ma potete passarci il filettino di nastro in modo da fare una finta chiusura. La composizione è questa. Adesso qua ci sono gli incollaggi che sono un pochino
così un pochino lunghi, però prendiamo quello già incollato che fa molto meglio. Una volta che ci avete messo la vostra stellina, avete sempre un barattolo che è tutto lavabile perché basta togliere tutte i pizzettini, è lavabile, e ci attacchiamo la nostra bambolina così. Un'idea un po' originale da regalare a un'amica creativa che gli piace lavorare con le bambole, così, sono i nostri barattoli regalo. In pratica sono barattoli che abbiamo ideato noi, quindi abbiamo preparato tutta questa ricopertura con la tela nostra, tutta timbrata con i timbri francesi, tutta anticata e spruzzata a mano. All'interno c'è il cartamodello e tutto il materiale per creare questi angeli. Ce n'è una versione con questo vestito qua e una versione col pizzo. Stesso modello, però con due pizzi diversi. Sono barattoli, ce ne sono solo 200, quindi sono numerati esclusivi, sono tutti numerati in parte e firmati direttamente da me. Quindi, ovviamente, all'interno è profumato, quindi quando lo aprite trovate anche la profumazione della vostra stoffina. Questa è un'idea un po' carina per un'amica speciale.